E uno di questi, in particolare quello dei vecchi forni, andrà a ridisegnare l'entrata di Verto. Questo immobile è proprio all'entrata, quindi questo intervento, oltre che portare risorse fresche, questo insieme all'altro, da qui l'amministrazione ricava 300.000 euro oltre agli oneri di urbanizzazione in più, dall'altro ricava oltre agli oneri di urbanizzazione un'ulteriore entrata di 90.000 euro. Quindi quello dei vecchi forni, come dicevo, ridisegna un po' l'esterno del paese. Dall'altra invece, per quanto riguarda il progetto di UVS, è un intervento su un'area che nel PGT avevamo indicato come diciamo, area solo di mantenimento. E in Valverto, come tale PGT, aveva previsto che lì possano essere fatti solo interventi di mantenimento. Nello stesso PGT però avevamo proprio inserito questa clausola, proprio anche nell'ottica di alcuni interventi, tra i quali c'era questo, della possibilità comunque di intervenire, purché questi interventi fossero migliorativi, quindi miglioramento dal punto di vista chiaramente urbanistico il progetto e miglioramento dal punto di vista occupazionale. Si è arrivati poi al termine di una lunga diciamo, impostazione trattativa, una lunga progettazione, a quello che è l'approvazione oggi con il concorso da parte del privato di 90.000 euro in più che serviranno per realizzare i parcheggi. Ecco, l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso e allibito da questa serata che entrambe le opposizioni, da un lato l'ingegner Testa, ha sostenuto che lui fosse stato in noi non avrebbe fatto pagare niente, quindi non avrebbe fatto pagare i 300.000. Così come l'altra lista, Rinnova Verto, diceva abbiamo fatto pagare troppo tanto. Quindi il fatto di dire non avrei fatto pagare, non so, mi sembra che al contrario io la vedo come una nota di merito, quello di aver portato a casa questi soldi e non certo come una nota di demerito. Ci siamo un po' scaldati perché abbiamo stigmatizzato, e questo l'ho fatto personalmente, l'ha fatto anche l'ingegner Testa, il comportamento del sindaco che non ci è piaciuto perché diciamo, ancora una volta c'è stata da parte sua una caduta di stile circa il ruolo che le minoranze vanno ad interpretare e che è esattamente lo stesso dal punto di vista della rappresentatività dell'elettorato rispetto a quello che hanno loro come maggioranza. E denigrare o irridere il nostro operato è una cosa che personalmente ritengo voglio dire, difficile da digerire proprio perché in questa sede abbiamo tutti pari dignità. Relativamente invece alle piscine, ovviamente consideriamo, valutiamo l'importanza dal punto di vista sociale dell'impianto. Siamo, diciamo, un attimino perplessi rispetto al fatto che questo tipo di, come posso dire, di servizio continui a costare sulla collettività ulteriormente a quanto in varie fasi diciamo, della vita delle piscine, del centro consortile, appunto vengano a manifestarsi costi ulteriori, come in questo caso l'anticipo di 2 rate e mezzo. Quello che abbiamo chiesto è una richiesta formale nei confronti della società e quindi degli amministratori della società di un piano, chiamiamolo industriale, di valutazione almeno di diciamo, un'ampiezza almeno decennale rispetto allo stato degli impianti, lo stato dell'immobile, affinché si possa fare una previsione diciamo, seria, ma seria intendo non che dopo 2 o 3 anni ci si trovi di nuovo a dover sostenere spese straordinarie che, ricordiamolo, in questa fase costano alla collettività vertovese 42.000 euro in più dei 18.000 euro della rata diciamo, annuale che il comune versa alla società, quindi 60.000 euro. Questa cosa noi vorremmo diciamo, venisse in qualche modo resa chiara, resa esplicitata per sapere a cosa andiamo incontro per poter utilizzare un servizio che comprendiamo essere ovviamente di importanza sociale.